Che sono mangiate che No, sono? no, questo no. La lumachina, chi è? Già, chi stacca la pianta c'è più vegetazione, già la pianta di chi stacca è diversa da quella, come, già come cresta, si sviluppa, non fa un grosso sviluppo, però già questa la pianta Ma di secondo pianta. lei si metteranno mai in forza? Oddio, sì, perché no? Possibilmente già li portate a filo, eh? Se ci date due o tre Vabbè, ma se già mi arriva a filo c'è una conquista, se stanno mi ma arriva a se ci date filo. due o tre Cioè, ma di irrigazioni. sta maniera io non è che Ma la così vedo che no. mi... Sono proprio nick, 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 nick. Le donne in agricoltura hanno sempre avuto un ruolo, secondo me, assolutamente determinante e non secondario. Semplicemente oggi le donne hanno una maggiore consapevolezza e soprattutto hanno maggiori possibilità di intestarsi un'azienda, al di là dell'essere intestatari sulla carta dell'azienda, ma intestarsi la conduzione di un'azienda, mentre fino a molti anni fa le donne erano coloro senza le quali non si riusciva a tenere in piedi comunque un'azienda, perché erano coloro i quali decidevano quanto risparmiare, quanto olio conservare e quanto venderne, erano anche nel piccolo, erano comunque coloro senza le quali non si riusciva a tenere in piedi un'azienda, per cui secondo me non c'è nulla di nuovo se non la consapevolezza e il riconoscimento. Noi qua l'azienda è tutta al femminile perché la proprietaria è sempre stata mamma, noi siamo due sorelle, quindi due figlie, e tutte e due impegnate nell'azienda, ognuna con le sue, come dire, attitudini. Le donne in agricoltura, se da un lato hanno questa capacità di essere multifunzionali più degli uomini, però meno degli uomini hanno la forza fisica, quindi su alcuni aspetti abbiamo bisogno di aiuto, però non manca la caparbietà, non manca il coraggio, non manca la lingua lunga, non ci manca la loquacità e siamo sempre lì a tenere fede e tenere testa alta a quelle che sono da un lato le difficoltà, ma anche quando arrivano le cose belle riusciamo anche a trasmetterle forse più di come può fare un collega uomo. Per la voglia, la determinazione. E questo tende pure a trasportare la gente che sta insieme a noi a farlo meglio e comunque ci aiutano di più, naturalmente, pure gli stessi operatori tendono. Però secondo me la donna in agricoltura è una forza in più. Perché sì, è imponente, riesce a imporsi sia nei mercati, riesce a imporsi diciamo un po' dappertutto. Secondo me forse è un po' meglio dell'uomo, diciamo così. No, perché effettivamente è vero. Sicuramente per una donna, secondo me, essere in agricoltura è più pesante rispetto ad un uomo, ma non soltanto per il lavoro fisico che l'agricoltura ti porta addosso, ma anche per le responsabilità che forse essere una donna ti porta addosso, perché ovviamente essere una donna significa anche avere una famiglia, gestire dei figli, quindi riuscire ad essere multitasking, anche in questo caso un'agricoltrice deve essere multitasking perché deve gestire la casa, deve gestire famiglia, deve gestire figli e poi deve anche dedicarsi in agricoltura, però poi se ci pensiamo, le dee dell'agricoltura sono tutte donne. Se ci pensiamo, la terra viene sempre associata alla fertilità e alla figura femminile. Quindi, se la figura femminile è comunque sempre presente in agricoltura, ed è giusto che le donne siano presenti in agricoltura. Thank you.
ho vissuto un mestiere che è sempre stato un mestiere dell'uomo, filtrandolo con una testa da donna. Non so se poi si fanno meglio o peggio le cose, ecco perché non è detto che si fanno meglio o peggio, però sicuramente di questo ne vado molto orgogliosa. E già mi basta questo per essere ulteriormente più felice, no? Quindi mi diverte, ma a volte mi fa anche arrabbiare, come dire, quando nello sguardo di un uomo leggo quel punto interrogativo, dice ma chissà che sta dicendo, no? Cioè questa cosa qui a volte per un attimo mi diverte, per proprio 2 minuti dopo mi fa un po' arrabbiare, perché dico porca miseria, ma ci vuole veramente un pantalone per rendersi credibile in questo mestiere. Però poi so che magari con delle maniere, a volte forti, perché con alcune personalità le devi avere più forti, a volte più leggere, glielo fai capire il concetto. La realtà di una donna in agricoltura è anche pure difficile. Una ragazza venuta dalla città che si è trovata a gestire un'azienda agricola e ad avere a che fare anche con un ambiente prettamente maschile. Negli anni ho selezionato le persone con le quali collaborare, quindi mi sono trovata poi degli ottimi collaboratori che, come nel caso con alcuni, siamo diventati anche buoni amici, che hanno, e negli anni è nata stima reciproca, quindi mi sono fatta valere e a questo punto decido io ormai in azienda. Notiamo che in questo momento di crisi la maggior parte delle aziende agricole che non sono in crisi sono gestite da donne. Ci sono moltissime ragazze, moltissime donne che stanno tornando all'agricoltura con delle idee innovative e delle capacità straordinarie di metterle in pratica. Dobbiamo riportare un ragionamento sulle donne ad un livello che non sia un banale livello di uguaglianza, ma che al contrario sia un livello di valorizzazione delle differenze. A me piace chiamarle imprenditrici agricole, perché comunque oggi le aziende condotte da donne hanno una caratteristica in più, sicuramente non guardano soltanto al reddito, cioè si muovono anche per altre motivazioni, per cui per la salute, per l'educazione, guardiamo al cibo, al buon cibo e riusciamo, la cosa buona delle imprenditrici donne che lavorano in agricoltura e che riescono a fare reddito con una strategia economica diversa, per cui la multifunzionalità è nata dalle donne che hanno preso, cioè che conducono poi le aziende agricole. Quando abbiamo deciso di aprire l'agriturismo e iniziare a fare ristorazione per gli ospiti dell'agriturismo, abbiamo voluto valorizzare i prodotti che Federico coltiva. Quindi prevalentemente i menù che facciamo sono menù vegetariani, perché Federico coltiva verdura e frutta biologiche. L'Agrinido è un asilo nido che sorge dentro l'azienda agricola e ha un progetto pedagogico che prevede che i bambini stiano molto tempo all'aria aperta, passino quindi svolgano le loro attività educative a contatto con la natura, con gli animali e con la quotidianità dell'azienda agricola. La terra ha tantissime potenzialità verso tutti, soprattutto verso i bambini.
bambini che hanno ancora una personalità da formarsi, un carattere da formarsi e sono quindi molto sensibili. Il seme della speranza e il seme della promessa si vede a lungo termine, no? Le donne quando seminano qualcosa, il seme della promessa delle donne si vede a lungo termine. Però penso che quando si mettono in testa di fare qualcosa, insomma, la fanno e basta. Mettersi a fare agricoltura qui effettivamente è stata, ogni giorno una sfida, insomma, è sempre una strada in salita come quella che avete fatto per raggiungere l'azienda. E le difficoltà ci sono ogni giorno e sono anche tante, per dirle, insomma, ecco. Anche per un giovane agricoltore mettersi appunto in questa iniziativa non è facile. Però sì, in effetti, i risultati poi con gli anni, seminando qualche cosa poi germina nel tempo, insomma. Non si può pensare di raccogliere subito, ecco.